Grazie Presidente, sì, anche in questo caso diciamo, io capisco che non si può essere tuttologi, però bisogna conoscere la materia per entrare nel merito degli ordini del giorno, almeno leggere il regolamento di riferimento e il regolamento del decentramento. Quindi, come abbiamo visto, l'ordine del giorno numero 1 entrava in contrasto con il regolamento del decentramento, l'ordine del giorno 2 entra in contrasto con il regolamento stesso che prevede che le procedure di evidenza pubblica vengano effettuate dal dipartimento competente, appunto quello sviluppo economico. Quindi diciamo, basterebbe poi una semplice interlocuzione o la partecipazione anche alla Commissione Capitolina, dove abbiamo parlato di queste cose, per diciamo, dirimere questi dubbi e per essere più efficaci con degli ordini del giorno, poi magari anche utili, perché la maggioranza ha dimostrato che laddove gli ordini del giorno fossero utili, li ha anche approvati quelli delle opposizioni. Questo qui purtroppo non è approvabile, non aggiunge nulla, essendo in contrasto con il regolamento di riferimento. Grazie.